Una proposta come sempre opulenta, ricca, in Atlas Concordia tante le novità, questa volta vestite una villa, con quali collezioni? Ma quest'anno abbiamo cercato di rivolgerci a un'utenza residenziale, un residenziale di pregio, con tanti look diversi, con 5 collezioni. Abbiamo un look marmo, la Marvel Edge, 2 look legno, Arbor e Nash, un look cemento, la collezione Boost, e una collezione pietra che è la Cliff. La caratteristica che distingue da sempre Atlas Concordia è la possibilità di combinare insieme una enorme palette di superfici, sia per colore che per look, tra di loro, quindi superfici da pavimento, superfici da rivestimento. Manteniamo la nostra forza anche nel mondo delle piastrelle da rivestimento, quindi quelle che sostanzialmente oggi possiamo dire che siamo quasi rimasti gli unici, se non uno dei pochi, che continua a spingere anche questo mondo, questa tecnologia. Ma qual è l'integrazione del 2018? È la perfetta combinazione, il perfetto coordinamento delle grandi superfici del marchio Atlas Plan, che sono state pensate e studiate per creare elementi d'arredo e quindi rivestire tavoli, madie, piani cucina, countertop, in perfetto coordinamento con i materiali e le superfici da sempre vincenti di Atlas Concordia. Ti faccio un'altra domanda che è fuori da quello che ci eravamo detti: ci sono anche le grandi lastre, il primo anno? Per Atlas Concordia è un po' un affacciarsi a un mondo che esisteva già da un po', ma chiaramente noi abbiamo dovuto ragionare qual era la nostra ragione d'essere in questo sistema. Ed è proprio come ti dicevo, la possibilità di avere questo pacchetto di superfici totalmente coordinate, cioè non è che proponiamo solo le lastre, noi abbiamo tutto ciò che si combina insieme a livello di superfici con gli elementi d'arredo che poi vengono prodotti e realizzati utilizzando le grandi lastre. Abbiamo anche un formato, se vuoi, intermedio, un 120 2278, che abbiamo iniziato a promuovere, è un 6 mm pensato per pareti ad altezza intera, quindi veramente ragionando quasi più all'applicazione e poi studiandone la deriva sul prodotto, piuttosto che magari proporre prima un prodotto e doverne pensare cosa farne e dove metterlo. È un concetto da carta da parati quasi? Direi proprio di sì. Io a volte ho fatto anche riferimento con i nostri venditori ai pannelli dei laminati, cioè sono proprio degli oggetti che rivestono la parete a tutta altezza da pavimento a rivestimento e ne aumentano chiaramente il livello di percezione, di lusso, di sofisticatezza di questi spazi.